gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. The mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell E allora rientriamo dopo questa canzone natalizia con un'altra novità. Eccellenza, girone B, l'Arce si è riportato in vantaggio sul Sora, quindi al momento conduce per 2-1. La marcatura, la seconda marcatura dell'Arce, porta la firma di Pompili che si va ad aggiungere a Chiorino e Pintori. Nel periodo non collegato non sono arrivate altre variazioni, noi stiamo cercando di contattare Alessandro Natali per avere qualche aggiornamento di Vigor per Conti Monticimini. Ciao Alessandro, ben ritrovato. 38 minuti nel corso del primo tempo qui al Vigor Sporting Center, sempre 1-0 in favore della Vigor per Conti nei confronti della Polisportiva Monticimini, sempre buono il gol che al 12° ha segnato Russo portando in vantaggio la formazione di casa. Un minuto fa un'altra occasione per la Vigor per Conti. Attenzione Gallani che manda fuori abbondantemente rispetto allo specchio della porta di Iacomini. Un minuto fa gran conclusione di Gallani e bella risposta da parte di Iacomini, che però non è stata ravvisata dal direttore di gara, che non ha concesso il calcio d'angolo alla compagine allenata da Francesco Bellinati. Ora in possesso palla c'è un fallo ai danni di Igliozzi proprio dentro il cerchio di metà campo. La palla per Gallani è solo davanti a Iacomini, è bravo Iacomini a uscire, ma con la palla che termina fuori dallo specchio, dalla porta, con Iacomini, bravo a uscirgli incontro e chiude lo specchio della porta. Ora l'esperto classe 81, portiere della Polisportiva Monticimini, esordiente oggi con questa nuova maglia, si appresta ad effettuare la rimessa dal fondo. Siamo al 39° di gioco qui al Vigor Sporting Center, il risultato è sempre quello che conoscete, ossia Vigor per Conti 1, Polisportiva Monticimini 0, al 12° Russo, in linea allo studio. Benissimo, noi riprendiamo in attesa di andare a collegare il campo di Ottavia Cinzia, dove ci sono giunte diverse variazioni in privato grazie a Domenico Santucci, con gli ospiti che si sono portati sul 3-1 grazie al rigore di Ceccarelli siglato al 30° sul rigore. Sempre in eccellenza l'Eretum Monterotonda in vantaggio sul Lazio per 1-0, gol di La Rosa. Vantaggio anche per il Real Monterotondo Scalo nel momento in cui Cinzia accorcia le distanze, 3-2, ha realizzato il bagno di testa. Una partita stranissima, bisogna dire, perché veramente il Cinzia rispetto alla gara di domenica con le Redding, dove ha fatto vedere dei notevoli segnali di miglioramento, è scesa in campo forse come il peggior Cinzia, anche il peggiore della fase pre-campionato. Un tre gol dell'Ottavia nel giro di 15 minuti, con
con La Rosa e Teti, al secondo Lauretti, al decimo, al quindicesimo un Cinzia spento che non dava l'idea di poter rientrare in partita. Francamente, come si è sceso in campo il Cinzia, il motivo per cui si è sceso in campo in questo modo è tutto psicologico, probabilmente, visto che era una squadra che si stava riprendendo nelle ultime giornate di campionato. C'è da dire che alcune scelte del tecnico ci hanno lasciato un po' perplessi, ma insomma ha dovuto risistemare l'aspetto della squadra mister Franceschini in corso d'opera. Alla fine è entrato Fortuna, che è un giocatore che Cinzia non si può permettere di non schierare e di non far scendere in campo, e da un'azione, dopo 30 secondi che è entrato Fortuna, da un'azione di Fortuna in area c'è stato il fallo, il calcio di rigore con la realizzazione da parte di Ceccarelli. Poi i castellani hanno subito ancora nel mentre c'è un calcio d'angolo, no? Sempre 3-1 e 3-2, e nel mentre nella reazione del Cinzia, la reazione del Cinzia c'è stata, è stata visibile. L'Ottavia l'ha messa sul piano fisico, sempre Fortuna a subire, attenzione, si chiama questa azione con Ceccarelli in area, sempre il Cinzia, sempre l'Ottavia a subire la reazione del Cinzia, con un Fortuna veramente in giornata di grazia, e poi c'è stata appunto l'azione, il calcio d'angolo, la palla al centro, Silvagni di testa, capitan Silvagni di testa, preso e ha insaccato alle spalle dell'estremo difensore dell'Ottavia. Ovviamente tira un forte vento che crea più di un problema alle squadre in campo che nella formazione originaria sono scesi con l'Ottavia, Pedroni Casa, con Stappetti, Trepali, Capanna, Muri, Citro, Cornacchia, Pellegrini, Politi, Morici, Teti, Laurenti e La Rosa. Per il Cinzia invece tra i pali Peri, Cannillo, Ruggero De Angelis, Massimiani, Alongi, Galli, Silvagni, Ceccarelli, Belardi e Menestrina. Un Cinzia veramente inguardabile nei primi minuti, la partita l'ha rimessa in piedi, sono 44 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Ora si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei castellani, ovviamente per un fallo subito dal solito Fortuna, e non ci stancheremo veramente di dire, guardate, per quale motivo Fortuna non sia stato schierato, non c'era un problema di carattere fisico o d'altro, per cui una questione tecnica probabilmente, per quale motivo non si è entrato in campo dal primo minuto. Seguiamo questa azione, poi cediamo la linea allo studio. Ovviamente le condizioni in cui noi lavoriamo sono sempre quelle che sono, Ottavia un campo particolare con doppia, tripla rete, per vedere la gara abbastanza complicata. Il cross di Massimiani, la palla al centro, c'è una mischia in aria, si riprenderà con la rimessa dal fondo. Sono 45 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui al Limo May di Ottavia, è 3-2 per i padroni di casa, vi restituisco la linea. Perfetto, grazie per questa variazione, ho preso anche il gol in diretta. Ancora un ringraziamento a Marco Palumbo. Andiamo a collegare Tivoli. Nel frattempo due variazioni veloci d'eccellenza: Falaschi, Real Montrotondo Scalo 0-1, gol di Palma, e in promozione girone A la Lewis raddoppia sul campo del Bomarzo, parziale 0-2, il secondo gol siglato al 36esimo minuto. Sì, prendiamo la linea dallo stadio Lindo Galli, dove c'è stata poco fa un'occasione clamorosa per la Tivoli, un tiro cross del numero 7 Daniele Piro, che è andato a pochissima distanza dal palo terminando sul fondo, e quindi in questo momento c'è una rimessa dal fondo per il portiere del Corneto, Tarquini a San Filippo. E ricordiamo che siamo al 40esimo minuto e la Tivoli ancora sul risultato di 0-0, e recupera palla in questo momento Levoli con un bel lancio di Scardala per Fagioli, che però non riesce a controllare bene per passare indietro a De Probis, e il pallone finisce in fallo laterale a favore del Corneto d'Arquinia. La Tivoli comunque negli ultimi minuti ha creato via via sempre più occasioni, e in questo momento è proprio la squadra di Paris a meritare di più il vantaggio. Tanto c'è un tentativo di lancio lungo ancora di scarda da quel pallone, che però finisce di nuovo in fallo laterale, che si sta accingendo a battere il numero 3 del Corneto, Martelli. Palla stoppata dal numero 7 Loi. Controlla il pallone Federici,
però c'è un calcio di punizione, fallo sul su Monteforte da parte di Fusaroli, quindi calcio di punizione sull'out di sinistra per la Corneto Tarquinia. Ricordiamo che qui comunque anche allo stadio dei Nogalli di Tivoli c'è un vento fortissimo, vento veramente fortissimo. Intanto si sta cingendo a battere appunto il calcio di punizione, sempre il numero 10 Monteforte, fischia l'arbitro Bellucci in questo momento, batte il calcio di punizione, molto male, però riesce a recuperare la difesa da Tivoli, poi prova un tiro, o perlomeno tenta un tiro, il capitano Federici, che però si spegne sul fondo e quindi ci sarà rimessa laterale in favore della Tivoli con il portiere Siccardi, che si sta cingendo a rimettere in questo momento. Palla per Battisti, pallone poi per Scardala, lancio lungo di Scardala per Piro, che controlla il pallone di testa, c'è protesta da Tivoli per un fallo su Fagioli, che però non viene fischiato dall'arbitro. Bellucci intanto però riesce comunque a recuperare palla la squadra di Mister Paris, bellissima girata di Piro, palla per Fagioli, si gira Mastro Mattei, lancio lungo per Di Pari, che può avanzare, Di Pari ancora, controlla il pallone, Di Pari può avanzare ancora, palla per Fagioli che si accentra, tenta un cross, palla ancora per Di Pari, Mastro Mattei, tiro in mezzo, ma il pallone finisce sul fondo. Credo che per adesso sia tutto, quindi ridò la linea allo studio al 43esimo, ancora 0-0 tra Tivoli e Corneto. Perfetto, benissimo, noi abbiamo ancora un po' di...